lost and lost a room. Shut up! I'm trying to play video games! Come va vicini di casa? Io sono Big House e come vedete sono tornato nella mia vecchia postazione, nella mia postazione di sempre, perché il mio periodo di 3 settimane in montagna è finito, ho finito il mio periodo di vacanze e siamo di nuovo qui e altre 3 settimane sarebbero state gradite comunque. Desideravo tanto riuscire a fare un altro video mentre ero ancora su, però non ce l'ho fatta, quindi sono tornato giù, sono tornato a casa, siamo tornati alla normalità di sempre. Adesso dovrò riabituarmi a tornare al lavoro, i video usciranno sempre con la stessa frequenza, quindi non preoccupatevi. E adesso devo sistemare un po' di cose perché sono tornato da poco, devo riambientarmi, come si dice, e visto che volevo pubblicare un nuovo horror, giocare un nuovo horror, mi son detto perché non fare qualcosa di veloce e un po' di rapido, e ho pensato a questo indie horror online, Black Rose. È un gioco horror appunto che non si scarica da nessuna parte, si gioca direttamente online, un po' come The Burning Room, quei giochi lì. E non è recente, cioè mi pare che sia uscito da più di un anno, però non vorrei dire cagate. E non mi sembra poi neanche tanto granché, perché dopo questa schermata così con la statica non penso che sia un gioco così eclatante. Però vediamolo insieme, Black Rose. Oh, beh, la grafica è più o meno come tutti gli altri, quindi era solo la schermata che era fatta un po' a cazzo. Siamo in una villa, a quanto pare. L'uscita è chiusa, ovviamente. Ovviamente. E dobbiamo scoprire cosa succede. Cosa c'è qua? Un corridoio molto brutto. Con un vicolo cieco. Una finestra di merda. Talmente sporca. Ah, sono i suoni così a caso. Sembrava uno che urlava. Comunque, chiunque abiti questo posto, beh, di certo bisogna dirgli di fare una, di dare una bella rinfrescata qua, perché i muri sono piuttosto luridi. Si vede che questo tizio doveva un po' di soldi a qualcuno e per restituirli ovviamente ha dato via l'arredamento, perché non ci sono sedie, non ci sono divani, non c'è niente, c'è soltanto un camino e un altro vicolo cieco, quindi direi di uscire. Io uso anche questa? Ah no, si apre. Ok. Ok, bellissimo. Scale. Le finestre luride come al solito. Non si riesce a vedere fuori, eh. C'è il Someone Else Here? C'è qualcun altro qui? L'ho scritto tipo su, cos'è, un foglio, una nota? Se, tipo quei fogli del block notice, quei fogli lì del cazzo che scrivi la nota e dopo non li trovi più. Chi è che rideva? Qualche stronzo? E rideva di gusto anche. Vabbè. Ok, ho scoperto che le porte si aprono con il tasto sinistro del mouse. Primo gioco in cui le porte si aprono col tasto sinistro del mouse. Di solito è sempre E. Ah, ok, sto tornando indietro. Che pirla. La miseria! Che sprint! Sto personaggio è velocissimo. Manco fosse inseguito da un cinghiale. Allora? Chi è che stava ridendo? Fai ridere anche me. Una nota. Classico. Il capo dice di non avvicinarsi. Coffin? Cos'è il Pokémon Coffin? Non lo so. Myrtle's Coffin. Perché gli scavatori di tombe non l'hanno disseppellito in ogni caso? Non è che il boss, non è che quello che dice il boss è vero. Voglio dire, i morti non possono parlare. Vero? Nota inquietantissima. Non so cos'è il coffin, o si riferisce al Pokémon o qualcosa di simile. L'inglese lo mastico abbastanza, però non è che conosco tutto. È chiusa, ma potrei essere capace di aprirla con la forza. Mi basterà
a buttarmi contro la porta per un paio di volte. Premere e... la rilasciare spazio? No, trattenere spazio. Ok, quindi devo... ho capito. Allora, devo tenere spazio e poi rilasciarlo. Ok. Beh. Questa mia è nuova. Ancora un po'. Che muscoli, che potenza. Siamo fortissimi. Comunque questa era nuova in un gioco horror, di premere spazio per aprire le porte. Quella cosa lì, un walkie-talkie? Ha sempre la nota, il block notice lì così, per dire le frasi. C'è un baby monitor. C'è un baby monitor qui, strano. Prendilo. A quanto pare non ho scelta. Cioè, posso capire una radio o il walkie-talkie, quello che è. Chiusa. Ma un baby monitor? Ma... ci sono bambini qui? Il fantasma di un bambino. Magari era lui che rideva prima. Adesso mi salta... cosa? Che cos'era quello? Me lo chiedo anch'io. Amico? Clicca? No. Ho sentito un clack. Go downstairs, diceva la voce. Vai giù per le scale. Ma quali scale? Quelle là o queste qua? Prima, se non ti dispiace, controllerei le altre stanze. Magari c'è qualcosa di utile. Più utile di un baby monitor, sicuramente. Non lo so, un'ascia per difendermi? Un calibro 12? Magari? Arredamento sempre, anche nelle altre stanze, è sempre molto raffinato qua l'arredamento. Talmente raffinato che è invisibile. Oh, queste scale, diceva! No, dov'è l'uscita? Alla fine non è tanto male questo gioco. Se non fosse che non sto capendo cosa sta succedendo. E che questo sotterraneo è molto simile all'ambientazione di Dungeon Nightmares. I ricordi che affiorano di Dungeon Nightmares. Ormai ci sono abituato. Ormai ci sono abituato a questi posti vicolo cieco. Vicolo cieco! No. Bene. Bene, 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 forse non è... altro fogliaccio. I suoi occhi! Non guardarla nei suoi occhi! Quindi si tratta di una donna. Is a girl. Es una mujer. Mademoiselle. Pezzi di culo, no! Quasi, quasi preferivo l'inquietante vicolo cieco. Devo avvicinarmi? C'è lì l'altro baby monitor. E questo mi fa pensare che la puttana sia lì dentro. Oh! L'altro baby monitor è laggiù. Questo l'avevo visto. Questo è strano, davvero, è molto strano. Non sono sicuro di voler restare qui ancora. Qualcosa non va affatto bene. E l'abbiamo capito soltanto adesso, quindi ora me ne vado. E chiunque sia lì dentro, che stia lì dentro e si tenga il baby monitor. Non capisco perché mi devo tenere il baby monitor. Non so se ho già fatto questa strada. O forse sì. Ah, forse qua. No. Oh, continuo a sognare. No, non sto con te. Non sto con te neanche morto. E poi in quella bara non c'è spazio. Via. Via. Chiudi anche la Cosa sta succedendo? Oddio. La porta è chiusa. Era aperta? Non mi ricordo se era aperta, non mi ricordo. Voglio andare via. Perché non si muove?
Oddio, muoviti, salire le scale, corri come un pezzo di merda, corri. Anche questa è chiusa? Stiamo scherzando? Mi sta seguendo? Oh mio Dio, adesso ho capito perché rideva. Quella specie di donna con la faccia... aveva il sorriso stampato sulla faccia. E degli occhi bianchi. Però era vestita in intimo. E quello era abbastanza sexy. Se non fosse che... la sua faccia era inquietante. E l'ha ancora là? Ascolta. Per quei 4 secondi che t'ho visto mi sei sembrata abbastanza carina. Avevi anche una bella pittinatura. La tua faccia era un po' discutibile, però si può migliorare. Si può decisamente migliorare. Oddio. Signore. No. Dove vado? Su. Via. No. Ok. Vuoi giocare al gatto al topo? Va benissimo. Vuoi giocare al gatto al topo? Devo ricordarmi di non guardarla negli occhi. Perfetto. Vai. Vai su. Dove vado? No, non avvicinarti a me. Non ti so... gnare minimamente di avvicinarti a me. Ancora chiusa. Che merda in cui sto nuotando in questo momento. 27? Che diavolo è 27? Cioè adesso mi dà pure un punteggio per essermi scagazzato in mano? Cioè della serie, congratulazioni! Ti sei scagazzato talmente in mano che ti abbiamo dato il punteggio di 27. Bravo, niente male. Davvero niente male. Mi sa che devo tornare qui dentro. Deve esserci una svolta. Qualcosa. Una chiave per aprire una di ste porte che si sono chiuse magicamente. Per dire, non lo so. Sperando che non mi compare all'improvviso, visto che mi sto avvicinando a quella che può definirsi la sua casa. No, la cripta lì, la... lo schifo. Ci deve essere qualcosa. Oh, per tutti gli zuzzurelloni è aperta. Posso... c'è una chiave d'oro nella... sì, nella bara. Coffin è la bara, non il Pokémon. Va bene, prendi la chiave, anche se so già che me ne pentirò. Non me ne pentirò. Non sta succedendo niente. No, me ne pentirò. Dove sono le scale? Oddio. Gulu. Via. No. Dove? Dov'è? Ah! Ok. Mezzi lussati una spalla soltanto per prendere quella cacatella lì. Mi dispiace per quello che ho detto, per il tuo arredamento, non fa schifo, è bellissimo. Bello arredamento, davvero. Bellissimo, niente da dire. Bello, vai via.
Vai via. No, 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 no. Ok. Adesso cerchiamo di memorizzare mentalmente il percorso da fare per scappare via. Cervello collabora. Ti prego, ti prego, ti prego. Su, culo, 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 vai, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, chiudi, 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 no, no, ah! Non so come cazzo ho fatto, ma ci sono, ci sono, ci sono, no, 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 non ci sono, non ci sono per niente, no, no! Oh, no, 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 vai via, ti prego, 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 sei bellissima, ritiro, ritiro tutto quello che ho detto, ritiro. Ok, mi hai perdonato per aver detto che sei brutta e se non fosse per quella faccia inquietante con quell'intimo nero staresti benissimo. È andata via? Oh, vedi che era qua da usare la chiave? E io che ho cercato dappertutto. L'unico modo per tenere Myrtle. Ah, si chiama Myrtle, come Mirtilli si chiama. Che nome è? L'unico modo per tenere Myrtle nella sua bara per bene, è rinchiuderla. Perfetto, qui ci arrivava pure un sasso. Penso di averla bloccata prima, ma qualcuno deve averla sbloccata. A parte questo, no, o questo o the lid was forced open. È stata aperta con forza. Ah, o è stata aperta da qualcuno di fuori oppure è stata aperta da lei dall'interno. Ed è molto più probabile la seconda. C'è una chiave qui. It's labeled Myrtle. Cioè, c'è scritto Myrtle, qualcosa di simile. Ok, la chiave di Myrtle. Sto tornando da te, puttana. Myrtle, sei ancora in giro? Mirtilli? Ah, è tornata lì dentro? Cioè, proprio spaventiamo un po' sto tizio così a caso. Don't go, stay here with me. E poi si rinchiude qua per fare la nanna? Non ho capito. È lì dentro? Dovrei probabilmente fare come c'era scritto nella nota. Ho bisogno di rinchiudere questa cosa. Va bene, chiudiamola dentro, ma non penso che le piacerà. Ok. C'è un'altra chiave che non era qui prima. È chiamata maestro. Master? Perché master? No, lo sapevo che non le piaceva. Scusa Myrtle. Scusa. Ma sai com'è? Sei stronza. Oddio. È chiusa. Oh no, oh ancora, vai. Oh sì, vai. Questo violino di merda, corri. Vai, prima che arriva la puttana sorridente. Vai. Ce l'ho fatta. Cioè, mi dà proprio il punteggio. Non ho idea con quali criteri venga calcolato quel punteggio, però vi sfido a fare di meglio. Infatti, vi lascio il link in descrizione. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, e già che ci siete iscrivetevi per diventare dei vicini di casa. Per i prossimi video ci saranno delle novità, come per esempio cominciare a giocare gli horror che ho promesso, come i vecchi e nuovi Slender e Amnesia the Dark Descent. Continueremo Cry of Fear, nuovi horror e magari qualche nuova serie. Per quanto riguarda il vlog, è già da parecchio che non lo faccio, da un mese circa. Le big domande aspettano su Facebook, Twitter, eccetera. E però
prima di continuare, di ripartire a fare il salotto di Big House, volevo riambientarmi, come vi ho già detto. Devo tornare a lavorare, devo sistemare alcune cose, preparare soprattutto una lista delle big domande che ci sono ancora da leggere, e forse dopo ripartiremo con la parte 3 del salotto di Big House. Insomma, si riparte con il vlog, Cry of Fear, nuovi horror e soprattutto i giochi di Slender e Amnesia the Dark Descent che non tarderò a fare, e poi più avanti The Forest, Among the Sleep, e si vedrà. Ciao a tutti i vicini di casa!